Guido. Comincio io, Guido, lo sai. Sì. Buon pomeriggio. Ricomincia oggi e finisce il ciclo che l'Archiginnasio ha dedicato quest'anno al personaggio di Beethoven. Beethoven, come si sa, nato nel 1770 e quindi ben ricordabile oggi, oltre a tutti i ricordi che merita questo sommo musicista, al di là delle date e delle scadenze. Il Gigante per il Titano, dicemmo 9 incontri all'Archiginnasio e un concerto video alla Cineteca, cura del sottoscritto Piero Mioli. Il ciclo finisce oggi, finisce, come dire, dopo avere provato, non posso dire a completare, comunque ad allargare l'immagine del personaggio, attraverso le difficoltà che tutti conosciamo, che tutti abbiamo vissuto in questo 2020. Lo dico perché nell'accingermi a rileggere brevissimamente i nomi degli studiosi che devo ringraziare, devo anche precisare che pochi, purtroppo ben pochi di questi incontri hanno avuto luogo in presenza, però ce l'abbiamo fatta. L'Archiginnasio ci ha permesso di continuare, gli studiosi hanno continuato a lavorare e possiamo dire che il suo contributo in questo senso la città di Bologna l'ha dato. Si cominciò il 5 febbraio con un discorso di carattere generale, One God, One Beethoven, si disse, e poi si dovette interrompere e i lavori ricominciarono il 23 settembre, con la nona diretta da Bernstein, tutto ciò, come dicevo, alla Cineteca. Brevemente, citerò allora il professore Lorenzo Bianconi, Stefano Malferrari con Iadran Cabentini, Maurizio Giani, Jonathan Del Mar con Alberto Caprioli, Guido Mascagni, Antonio Castronuovo, Giuseppe Rossi, li ringrazio tutti, sono stati tutti all'altezza dell'onere notevole e mi accingo ora a chiudere introducendo il professor Guido Giannuzzi. Titolo che abbiamo immaginato dovrebbe essere eloquente, Il cantiere, ci mettiamo le virgolette, Il cantiere Beethoven, come scrivere e pubblicare una monografia. Dopo gli studi classici e musicali a Livorno, Giannuzzi ha conseguito il diploma di merito presso l'Accademia di Perfezionamento Musicale all'Archigiana di Siena, finalista al concorso internazionale dell'Ard di Monaco nel 1997 con il quintetto a fiato e avant-garde, è professore dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dal 1996. Nel 2008 è stato tra i fondatori della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Laureato in Storia Moderna presso l'Università di Pisa e in Arti Visive presso l'Università di Bologna, dal 2009 dirige il Filarmonica Magazine ed è redattore della rivista Advances in Historical Studies, collaboratore di Psiche e Nuova Informazione Bibliografica. Nel 2017 ha pubblicato Paul Wittgenstein, che è stato tradotto, lavoro che è stato tradotto in tedesco, presso la rivista Sinn und Form. Il titolo esatto era, ancora in italiano, Paul Wittgenstein, il pianista dimezzato. A questo ha seguito poi un altro volumetto dal titolo un po' enigmatico, molto simpatico, molto attraente, Gli ombrelli di Satie. Ora torniamo in grembo alla maggiore serietà con il cantiere Beethoven. Grazie, grazie al professor Mioli. Il cantiere Beethoven, perché mi è capitata la bellissima occasione, favorita per l'appunto dal professor Mioli stesso, di pubblicare questo volume, Invito all'ascolto di Beethoven presso l'editrice Mursia. È uscito di recente, poco più di un mese fa, e consta di 200 pagine perfette, esattamente 200 pagine, perfette nella misura, non nella qualità poi dello scritto. Anche
anche se ho provato a fare un lavoro molto scrupoloso, e appunto il professor Mioli ha pensato fosse interessante provare a descrivere come sia nata questo volume. E, appunto, il volume fa parte di una collana ormai storica che è L'invito all'ascolto di, dove ormai ci sono diversi volumi da credo più di 25 anni, se non ricordo certo. Male, alcuni dei quali hanno diversi autori prestigiosi, dallo stesso professor Mioli al professor Beghelli e molti altri anche di area bolognese. E quindi chiaramente quando il professore Mioli mi ha chiesto di scrivere questo libro mi ha dato un'emozione grandissima, perché per un musicista, perché ripeto il punto, anzi qua lo dico per la prima volta, l'ha detto il professor Mioli, ma io lo voglio ribadire, io non sono un musicologo, ma sono un musicista, cioè uno che fa di lavoro, suona uno strumento, che cosa similare ma ben, nello stesso tempo abissalmente diversa da essere un musicologo, e ovviamente sono due lavori che hanno pari dignità, ma intercettano ambiti anche estetici, direi, ma soprattutto di modalità di approccio alla musica completamente diversi. Quindi quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro, ho pensato che mi sono venute in mente due frasi anche divertenti che sono servite in qualche modo come guida, l'una per l'aspetto più strettamente biografico, l'altro per quanto riguardava le opere, in quanto la divisione del libro nella griglia editoriale tipica di questa collana prevede una suddivisione abbastanza determinata fra vita e opere, quindi la parte biografica e la parte poi legata alla discussione, all'analisi delle opere dell'autore. È accompagnata all'inizio da una cronologia comparata e seguita da un capitolo sulla fortuna critica dell'autore in questione, la bibliografia e la discografia attuali. E queste due frasi quindi, come dicevo, mi hanno aiutato come punto di riferimento iniziale per vedere come strutturare questo lavoro. Per quanto riguarda la vita, avevo letto di recente la biografia di D'Annunzio che scrisse negli anni 70, se non ricordo male, Piero Chiara. E Piero Chiara, scrivendo questa biografia, aveva affermato con una certa ironia: un biografo dovrebbe lavorare in uno stato, se non di vera e propria antipatia, almeno di poca simpatia. Così non corre pericoli, perché non è portato a tacere le cose spiacevoli e a gonfiare gli aspetti migliori. È una bella lezione di storia questa, specie se ci si accosta a un autore come Beethoven, che io per primo, ma come credo tutti, amiamo chi più chi meno, ma veramente molto. Io come musicista l'ho amato molto, e quindi potevo correre il rischio di questa partigianeria nel descriverne le vicende biografiche. Allo stesso tempo, ben più celebre forse è la battuta di Frank Zappa, un musicista scomparso da qualche decennio, ma molto presente nel mio cuore personalmente e credo in quello di tanti che amano anche allargare oltre la musica classica le proprie visioni musicali, il quale diceva che ballare e parlare di musica è come ballare di architettura. È una battuta molto felice che, se vogliamo, riprende un po' l'idea, per tornare in un ambito più vicino alla musica classica, l'idea che aveva il grande direttore rumeno Sergiu Celibidache della musica, dove diceva che la musica inizia dove finisce il pensiero e viceversa, in qualche modo. Quindi questo cosa vuol dire? La difficoltà, la grande difficoltà di parlare di musica. E allora, quando mi sono messo a scrivere questa biografia e questo volume, ho usato queste due frasi come punto di riferimento sempre molto costante, cercando nello sviluppo dello studio della parte biografica di essere il più possibile oggettivo e di cercare di avere quasi in antipatia la figura Beethoven per poterne descrivere tutti gli aspetti, anche quelli meno piacevoli. E così, dovendo parlare delle opere,
Ho pensato che un metodo per me, che in più non sono musicologo, che è disciplina assai seria da prendere con rispetto per chi la fa da anni, e quindi non ci si improvvisa semplicemente perché si è musicisti, ma quindi di scrivere delle opere da musicista. Peraltro credo che questo approccio colmasse in qualche modo una lacuna, perché l'altro tema, chiaramente, quando uno inizia a scrivere una biografia su Beethoven è: ma perché c'è bisogno di un'altra biografia su Beethoven, di un ennesimo lavoro su Beethoven? C'è bisogno, no, però senz'altro può essere interessante avere anche una visione che appunto mancava un po' nei volumi che trattano il grande autore di Bonn, in quanto in genere i libri sono scritti per l'appunto da musicologi o da biografi che si accostano in maniera molto distante rispetto alla parte musicale. Quindi la trattazione delle opere, cosa vuol dire trattarle da musicista? Vuol dire che raramente io ho incontrato nella mia carriera professionale musicisti di altissimo livello che quando parlano di musica, in realtà parlino di musica, quindi parlino di aspetti tecnici, di aspetti formali, di questioni di carattere armonico. E quasi sempre i grandi direttori musicisti con cui ho avuto a che fare si ispiravano ad analogie in altri campi, in campo poetico, però molto molto spesso in campo visivo, in campo pittorico, nel campo proprio dell'immaginazione visiva. Trattandosi di un invito all'ascolto, quindi mi sembrava particolarmente efficace la parte proprio relativa all'ascolto, quindi dire: ti parlo di una sinfonia e l'ascoltatore, il lettore del libro in quel momento forse ha voglia di ascoltare quella sinfonia. Come posso aiutare l'ascolto di questa sinfonia, di questa sonata, di questo quartetto attraverso quello che scrivo? Posso aiutare, secondo me, specie per un pubblico medio, visto che il volume ovviamente ha un intento più divulgativo, diciamo, questo per dire che il mio lavoro storicamente non è stato fatto sulle fonti primarie, come si dice in gergo, quindi non è che sono andato a Vienna, a Bonn, o a cercare le ultime lettere o a ristudiare particolari degli abbozzi, delle partiture di Beethoven. Ho semplicemente fatto un lavoro di collazione di tutti i testi che erano a disposizione per poter fare un lavoro di messa a punto e di ripulitura in qualche maniera di tutto ciò che si era sedimentato nel corso degli anni. E quindi, appunto, per quanto riguarda la parte musicale, la parte dell'ascolto, mi sembrava molto più efficace accompagnare un appassionato, che però non necessariamente è musicista, eccetera, attraverso delle immagini, attraverso dei suggerimenti, attraverso degli effetti visivi, poetici, che potessero in qualche maniera aiutare, attraverso strumenti non propri della musica, un ascolto più strettamente musicale invece. Quindi i testi che ovviamente ho studiato sono stati un po' tutti quelli che erano in circolazione, disponibili, lungo un lasso cronologico temporale molto molto lungo. Si va ne cito alcuni, insomma, quelli più significativi. Forse c'è la famosa Vita di Beethoven di Romain Rolland, che fu pubblicata nel 1903, che ha un grande valore letterario, ma dal punto di vista musicale magari è meno interessante. E questo è tipico un po' di tutte le prime biografie, come quella di Heriot, come quella di Ritzler, che pure è stata per anni e anni un punto di riferimento, forse in qualche maniera lo è ancora per i biografi beethoveniani. Quella di Jules Massin del 1959, Carli Ballola nel 67. Ecco, la lettura della Nona Sinfonia di Massimo Mila, che risale alla metà degli anni 70. Questa chiaramente è già più specifica, anche perché riguarda di più un tema appunto specifico, che è la nona sinfonia del compositore. Però tutte queste biografie è stato abbastanza
interessante studiare come tutte le biografie di questi primi autori hanno un andamento molto narrativo, un andamento molto legato a una dimensione anche aneddotica, e anche quando si va nel campo poi dell'analisi delle opere, c'è un aspetto soggettivo estremamente presente, quindi giudizi a mio modo di vedere anche un po' avventati, particolarmente enfatici su alcune opere, particolarmente quasi spregiativi talvolta nei confronti di altre, e ciascuno di questi autori si è fatto una propria idea di una specie di classifica ideale o anche di un percorso evolutivo o meno dell'opera beethoveniana nel corpus appunto delle opere dello stesso compositore. E negli anni 80-90 invece si sente un cambio di passo un po' in queste biografie, dove si fa avanti più una dimensione, come si suol dirsi, scientifica, cioè di analisi un po' più oggettiva delle fonti e della parte anche biografica dell'autore stesso, meno aneddoti, più certezze, certo a volte a scapito della leggibilità del volume, perché a volte rischia di diventare leggermente pedante. Fra questi, e non intendo fra quelli pedanti, ma certo fra quelli più completi, quelli più recenti, che risentono di un modo di scrivere più moderno, però, come ripeto, a volte meno fantasioso, meno libero. Citiamo senz'altro tutti i lavori di Manuel Solomon, che purtroppo è scomparso da qualche settimana, e quelli di Cooper, senz'altro molto importante, uscito nel 2008, di Lewis Lockwood, il lavoro di Piero Buscaroli, un lavoro enorme, sterminato, molto discutibile, ma anche molto un po' imprescindibile sicuramente per lo studio. I lavori molto originali, questi leggermente più vecchi come datazione, di Luigi Magnani, sia sul rapporto fra Goethe e Beethoven, sia un bellissimo libro che si chiama Beethoven, lettore di Omero, quindi il rapporto fra l'immaginario omerico e l'opera e la cultura anche letteraria di Beethoven. Di tutti questi un cenno a parte si può dare sull'opera di Adorno, che come sappiamo è stato un grandissimo musicologo, filosofo, anche lui molto amato e molto osteggiato per le posizioni, per la visione che prendeva rispetto ai temi trattati, per il ruolo anche che ha avuto poi nella musica novecentesca, ma questo è un altro paio di maniche. Su Beethoven Adorno iniziò a scrivere nel 37, iniziò a scrivere anche prima, ma nel 37 iniziò a ipotizzare la scrittura di un libro vero e proprio. In realtà è andato avanti per 30 anni, ma non ha mai completato quest'opera, che è rimasta in abbozzi. Quindi quello che abbiamo su Beethoven di Adorno sono degli spunti, sono dei brevi paragrafi, però certo anche questi imprescindibili. Ecco, personalmente pensiamo anche forse l'ultima grande opera, che era quella di Kropfinger, che è uscita nel 2006, che aveva invece un carattere estremamente schematico, compilativo, però di grande interesse comparativo fra tutto quello che era stato scritto fino ad allora. Personalmente il lavoro che mi ha più affascinato, che ritengo il più quello che abbia più influenzato anche in certa misura la mia scrittura, il mio volume, è quello di Dahlhaus, del 1987, che trovo sia un lavoro molto equilibrato fra una leggibilità, una serietà nell'approccio e quello che viene fuori, insomma anche quello che lascia nel lettore. Quindi ovviamente poi c'erano anche le fonti invece più dirette, che sono i quaderni di conversazione. Come sappiamo, Beethoven dal 1818 fu la sua sordità che lo affliggeva ormai dall'inizio del secolo, era diventata totale, per cui dal 1818 fu costretto a comunicare con le persone attraverso questi quaderni di conversazione, degli scartafacci che lui dava a chi lo andava a visitare perché le persone scrivessero domande, osservazioni eccetera, visto che lui non era più in grado di ascoltare. E queste, seppur distrutti dal suo assistente Schindler in gran numero quando poi Beethoven morì,
un terzo circa di questi sono rimasti e li possiamo vedere. Così come il lavoro enorme di Brandenburg sull'epistolario di Beethoven, che è stato pubblicato in Italia da Schira per la cura dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel primo decennio di questo secolo. Senz'altro anche questo una fonte molto, molto interessante. Quindi, una volta lette tutte queste cose, mi sono messo a scrivere seguendo le indicazioni di Frank Zappa e Piero Chiara. Devo dire che nella scrittura, che è stata una parte senz'altro entusiasmante per me, che non sono per lavoro uno scrittore, anche se avevo già scritto alcune cose, è stata fondamentale il sostegno non solo morale ma anche, diciamo, al lavoro eseguito e anche durante la rilettura, i consigli, i suggerimenti, che devo dire francamente con grande soddisfazione erano anche in numero molto esiguo, quindi evidentemente il lavoro andava bene così, che mi sono venuti in primis dal professor Mioli, ma anche, qua lo voglio dire, dal professor Gianni, che è stato veramente generoso nella sua disponibilità, e da due carissimi amici che voglio citare, che sono il maestro Claudio Scannavini, compositore, docente, e Antonello Lombardi, molto conosciuto in città per essere il titolare della benemerita libreria musicale Eutorfeus di via Marsala. È stato molto bello anche il confronto con mia moglie, se posso dirlo in questa sede, che non è musicista ma che, essendo una lettrice molto curiosa e attenta, ha avuto con me la possibilità, io ho avuto con lei la possibilità di un forte scambio sulle cose che andavamo anche leggendo proprio nei mesi di scrittura di questo libro. La commissione, chiamiamola così, mi arrivò nel luglio del 18 e io ho lasciato passare un'estate in cui in realtà avevo già iniziato a farmi frullare in testa tante cose, e ho iniziato a studiare subito dopo, nel settembre del 18. Credo di aver finito intorno alla primavera, marzo-aprile del 19, dove ho iniziato a scrivere, avevo forse già iniziato a scribacchiare qualcosa, e il lavoro è stato concluso nell'ottobre del 19. Quindi in fondo non ci ho messo neanche troppo tempo, insomma dipende dai punti di vista, ma credo di essere stato abbastanza veloce. Posso dire a valle di questa scrittura, della scrittura di questo volume? Una cosa che mi piaceva dire è stato quello che ha lasciato a me, al di là di come sarà la fortuna di questo libro, è stato quello che ha lasciato a me, appunto, come musicista. E quello che mi ha lasciato è stata una profondissima emozione tutte le volte che adesso mi accingo a ascoltare, ma ancora di più a suonare una sinfonia di Beethoven, visto che, ahimè, io non posso suonare né sonate per pianoforte né quartetti dal momento che suono il fagotto, quindi mi accontento, fra virgolette, delle opere sinfoniche. E una profonda emozione perché lo studio del lavoro di Beethoven, ma anche della sua vita, mi ha permesso di entrare in una sintonia così forte che ho l'impressione, e vorrei che me la si lasciasse, anche se ovviamente è un'impressione assolutamente folle, che Beethoven abbia scritto per me. Quando io suono una sinfonia di Beethoven, mi sembra che di entrare in un totale dialogo personale con Beethoven. Questo fa parte anche della sua capacità di essere universale con le sue opere, di entrare, credo che chiunque forse può veramente riuscire a entrare in questo dialogo intimo, però senz'altro la fortuna di poter essere anche un musicista, quindi di poter poi fare uscire dal mio strumento le note scritte da Beethoven, procura un'emozione abbastanza indescrivibile, credo, e questa è stata, al di là di tutto, l'emozione più grande sicuramente per me, quello di potermi approcciare adesso a Beethoven in una maniera del tutto nuova e un po' unica, veramente un privilegio. In più, Beethoven era un autore particolare per me perché la mia formazione musicale
personale viene da una famiglia di non musicisti e l'unico vero grande appassionato di musica era mio nonno materno, al quale ho voluto dedicare il libro, che mi ha fatto ascoltare per la prima volta proprio Beethoven, specialmente le sinfonie, e quindi mi è sembrata la scrittura di questo libro un omaggio davvero bellissimo, un'opportunità davvero bellissima di legame di nuovo con una persona che non c'è più da tanti anni, ma che è stato l'artefice del mio essere poi musicista. Bene, arrivati a questo punto, poi si trattava di scriverlo il libro, no? Dopo aver studiato, letto, ascoltato di nuovo e con uno sguardo diverso e un orecchio diverso tante cose che Beethoven aveva scritto. E quindi mi sono trovato, come credo tutti gli scrittori, col panico della pagina bianca. Come iniziare una sinfonia, un'opera su Beethoven? Come iniziare a scrivere la vita di Beethoven? E a questo punto il rovello è stato cercare un qualcosa che potesse essere originale, potesse farmi uscire con un passo laterale, come dalla banalità di scrivere Beethoven, nacque il, eccetera, eccetera. E allora ho trovato a un certo punto una chiave, secondo me, che poteva essere curiosa, interessante e affascinante per un lettore, cioè parlare d'altro in qualche modo, che è sempre una maniera molto efficace di parlare poi invece di quello di cui si vuole parlare. E quindi a partire da questa immagine, che prego di far vedere gentilmente, e ho pensato di iniziare la scrittura di questo libro esattamente con queste parole. Era un martedì, il 15 aprile 1902, quando si inaugurava a Vienna, nel Palazzo della Secessione, progettato da Josef Maria Olbrich pochi anni prima, la 14ª mostra organizzata dal movimento di giovani artisti che aveva scosso la cultura viennese di fine Ottocento. L'architetto Josef Hoffmann aveva ideato tre sale destinate ad accogliere, secondo un percorso quasi iniziatico, un omaggio a Beethoven. Al centro della sala principale era il Beethoven di Max Klinger, una statua gigantesca, alta circa 3 metri, i cui primi studi erano stati intrapresi dallo scultore fin dal 1885 a Parigi. Realizzato con marmo di Grecia, marmo dei Pirenei, alabastro tirolese, bronzo, avorio, vetro, agata, diaspro e madreperla, si trattava di un gruppo scultorio bellissimo e unico. Esso intendeva rievocare nel busto, nella posa, nei sandali calzati e nella toga che ne copre la metà inferiore del corpo, in sostanza nella grandiosità dell'insieme, lo Zeus di Fidia, descritto da Pausania nel Grigaggio in Grecia. L'aquila, posta ai piedi della statua, è sì emblema di Zeus, ma anche di Prometeo, incarnazione dello spirito di iniziativa umano e della sua tendenza a sfidare gli dèi. E proprio la deificazione del soggetto comporta il suo passaggio all'immortalità. Quello che Klinger vuole rappresentare non è l'uomo Beethoven, non è Beethoven il musicista, bensì Beethoven il genio, assiso su un ricco trono e occupato nella sua opera divina di creazione. Proprio da un artista simbolista, per la prima volta, Beethoven è rappresentato secondo un immaginario titanico e superumano, tipico del periodo romantico. Ecco, grazie, possiamo tornare su di me. Questa che avete visto è la statua di Klinger. Mi sembrava particolarmente efficace questo inizio, perché all'inizio del secolo, quindi si cementa veramente, anche attraverso questo passaggio, la visione romantica di Beethoven. Io, come dicevo, sono partito da una visione della vita, delle opere di Beethoven, assolutamente al di là di quello che mi ero fatto io in questi anni come musicista, come ascoltatore. Ho cercato di avere una visione, come dicevo prima, vergine, che mi ponesse all'ascolto e all'attenzione delle cose che leggevo con umiltà e appunto attenzione. E devo dire che se c'è una cosa che ho imparato, è forse leggendo quello che ho letto, studiando quello che ho studiato, ho trovato particolarmente convincente la visione di Beethoven come artista non romantico, come precursore del romanticismo, ma non propriamente romantico. E quindi mi sembrava
Interessante invece proprio partire da quella visione che noi abbiamo un po' ipostatizzato come una visione di un Beethoven romantico, che tuttora è dominante, il Beethoven eroico, il Beethoven titanico, eccetera, e poi mano a mano nell'opera, attraverso la vita e attraverso le opere, in qualche modo smontare questo assioma, questa visione. E, perché penso che Beethoven non sia un autore romantico? Credo che Beethoven sia riuscito in un'operazione, la sua presenza è talmente gigantesca nella storia della musica, ma anche della cultura europea a cavallo, nell'inizio dell'Ottocento prevalentemente, che qualunque schematizzazione e qualunque definizione è per lui riduttiva. Quindi credo che la cosa più saggia sia ipotizzare che lui abbia fatto da tramite in qualche modo fra il classicismo e il romanticismo, ma anche tutta la sua formazione è stata quella di un autore derivante dal classicismo, derivante da Haydn, derivante anche dalla sua cultura personale di stampo schiettamente illuministico, la sua passione per l'antichità, sia nel senso pittorico che nel senso soprattutto letterario e filosofico. E questo aver fatto da ponte fra due visioni che sono spesso viste in antitesi e che lui è riuscito invece attraverso la sua grandezza a conciliare, cioè l'ingegno di carattere illuminista, settecentesco, cioè quella capacità razionale di mettere insieme le cose, l'intuizione razionale di mettere insieme elementi, e il genio più propriamente romantico, che invece è la visione irrazionale, è un aspetto irrazionale dell'intuizione appunto istintiva e non razionale, propria del genio romantico, che poi ne fa un superuomo, ne fa una visione quindi titanica, eroica, eccetera. Beethoven è riuscito a mettere insieme questi due aspetti, e questo è una questione cruciale in come ho trattato le opere, ovviamente, di Beethoven. Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente biografici, ci sono due temi che mi sembra interessante appena accennare. L'uno è il suo rapporto con le donne e con l'amore. Una delle cose che si conosce maggiormente di Beethoven sono le famose lettere all'amata immortale, quindi queste lettere scritte in maniera passionale, in maniera veramente anche che fanno vedere un contrasto interno, questa grande passione, questo amore un po' inaspettato da parte di una figura, appunto, secondo il cliché di Beethoven. Su chi fosse questa amata immortale si sono accapigliati un po' tutti i biografi, non venendone a capo. In realtà queste lettere non hanno un nome, non furono poi spedite, quindi non si sa a chi fossero poi veramente dedicate. C'è chi ne ha parlato di più, c'è chi ne ha parlato di meno. Addirittura Solomon, nei suoi lavori, che partendo da una formazione psicanalitica di psicanalista, ha usato molto questo tipo di formazione per tratteggiare le singole fasi della vita di Beethoven, dedica veramente credo 40 pagine a cercare di capire chi sia questa amata immortale. Non ne viene a capo neanche lui. Allora, a me francamente è sembrato un po' inutile e stucchevole starne a parlare troppo, anche perché le voci su questo aspetto della vita di Beethoven sono veramente molto contrastanti. Si va da chi ritiene quasi che ci fosse una forma di omosessualità latente, ad esempio, specie nei confronti del nipote Karl, col quale ebbe questo rapporto estremamente contrastato, di grande affetto, ma anche di grande violenza, di grande incomprensione, fino a chi l'ha descritto invece come un libertino impenitente con accenti quasi priapeschi. Ecco, di fronte a questa incertezza, di fronte a queste visioni così a volte un po' sicure dell'una o dell'altro aspetto, io mi sono sentito di astenermi e di non trattare troppo questo aspetto, perché mi sembrava anche poco interessante rispetto agli aspetti più di carattere musicale, quando invece molto spesso
la sua vicenda sentimentale è stata usata per spiegare il suo approccio alla musica, alle opere che componeva. Ma nel caso di Beethoven, questo è il vero punto, in realtà il biografismo non funziona, a mio modo di vedere. Primo perché non credo funzioni in genere, perché un autore può attraversare momenti di grande depressione, di grande tristezza, e proprio attraverso la sua arte cerca di tirarsene fuori, per cui magari anche in momenti di gravità riesce a scrivere qualcosa di particolarmente gioioso, di particolarmente speranzoso, un afflato verso il futuro, eccetera, proprio per togliersi dalle ambasce del presente. E viceversa, magari una persona in perfetta serenità, in perfetta tranquillità, si può permettere il lusso di sondare dentro la sua anima, dentro i suoi sentimenti, e tirare fuori qualcosa che ha più a che vedere con una parte nostalgica, con una parte intimista. E questo non vuol dire che sia triste o depresso o disperato. Nel caso di Beethoven le cose sono anche più complicate dal fatto che la sua abitudine a, specie nel decennio, nel quindicennio, nel decennio del periodo eroico, quindi dal 1802 al 1815, anche se io nel libro non amo molto periodizzare in maniera così assertiva, però senz'altro il periodo più di maggiore produzione, lui fece convivere sullo stesso tavolo di lavoro opere dal senso totalmente diverso, e quindi anche lì il biografismo casca completamente. Pensiamo che scrisse più o meno nello stesso periodo quinta e sesta sinfonia, quindi due sinfonie con una visione, con una temperie, con una, che lasciano anche delle sensazioni molto differenti, e convivevano sullo stesso tavolo di lavoro. Quindi com'era Beethoven in quel periodo? Titanico, arrabbiato, nervoso, scattante, oppure più mansueto, più dedito alla visione della natura? Non so, convivevano le cose. Quindi quando l'aspetto biografico, a mio modo di vedere, diventa una forzatura sulle opere, bisogna fare un passo indietro e evitarne di trattare in maniera troppo assertiva. L'altro aspetto che mi sembra molto frutto di un cliché è il Beethoven rivoluzionario, il Beethoven illuminista, il Beethoven che straccia la dedica alla sinfonia eroica a Napoleone, perché è un uomo libero, perché è un uomo, come diremmo oggigiorno, senza se e senza ma, tutto di un pezzo. Ecco, allora in questo caso la visione di Piero Chiara di avere un po' di antipatia nei confronti del biografando, se mi si passa il termine, ho cercato di metterla in atto, e quindi vi leggo brevemente quello che io ho scritto sul periodo del congresso di Vienna, cioè quando nel 1814-1815 ci fu il ritrovo, diciamo, delle potenze all'indomani della fine delle guerre napoleoniche, per cercare di rideterminare gli equilibri e gli assetti in Europa, e di fatto poi diede avvio alla restaurazione. Beethoven, che era sempre in affanni un po' economici, anche senza arrivare ai livelli di Mozart o di altri autori che l'hanno preceduto e l'hanno seguito, colse l'occasione del congresso di Vienna per cercare di farsi commissionare cose, di esserci in qualche maniera, di avere una dimensione, come diremmo oggigiorno, un po' presenzialista. E quindi ecco quello che scrivo sul congresso di Vienna. Erano questi anni in cui i grandi rivolgimenti bellici e politici avrebbero cambiato gli equilibri in Europa lungo quello che lo storico inglese Eric Hobsbawm ha definito felicemente il lungo secolo, cioè l'Ottocento. Per quanto Beethoven fosse un uomo poco attento alle vicende politiche, senz'altro non poteva non accorgersi di quanto stava accadendo a Vienna, dove in vista dell'imminente congresso circa 200 delegazioni impegnavano la capitale in una girandola inesauribile di cene, balli, concerti, ricevimenti e feste. Si stava per mettere in scena la restaurazione, e se vi fu chi, come George Byron, non esitò a definire questo complesso di manifestazioni mondane un'ignobile sagra, vi fu anche chi in questo clima si trovò a suo agio e anzi ne cercò le lusinghe, come Beethoven. In modo alquanto singolare, la popolarità di Beethoven, dopo aver raggiunto il culmine, declinò in modo repentino e inspiegabile.
Se il 29 novembre 1814 a Palazzo Imperiale vi fu un trionfale concerto alla presenza di circa 6.000 invitati, tra cui spiccavano tre teste coronate e le più alte personalità presenti al congresso, già tre giorni dopo la replica dello stesso programma alla Redoutensaal andò deserta per la metà dei posti. Né la situazione economica di Beethoven era migliorata, anzi, anche se non ebbe mai a patire la vera miseria come Mozart, nonostante che nelle sue lettere, nei suoi sfoghi, l'assillo economico sia sempre molto presente, Beethoven, fra alcuni non proprio corretti traffici con gli editori e il sostegno di amici altolocati, li riuscì sempre a vivere in modo dignitoso. E se questo non fu, la colpa è da attribuirsi in primo luogo al suo totale disordine finanziario e a un regime domestico veramente dispendioso, fatto di numerose persone di servizio perennemente sospettate di essere ladre e scialacquatrici e perciò cambiate continuamente in una girandola alla fine costosissima. Di certo, il compositore si trova a sfruttare l'occasione del congresso come una possibile fonte di guadagno, attraverso opere di circostanza che risultano talvolta quasi una parodia del Beethoven eroico. Qualche esempio: il coro di benvenuto ai sovrani stranieri, voi saggi fondatori di stati felici, l'ouverture zur Names Feier per l'onomastico dell'imperatore, o la grande cantata Il momento glorioso, imbarazzante omaggio ai lavori del congresso. Queste opere ci restituiscono un'immagine diversa da quella del musicista puro o del campione della libertà di stampo illuminista. Tuttavia non si è neanche alla presenza di un reazionario tout court che possa valorare l'adagio popolare secondo cui si è incendiari a 20 anni e pompieri a 40. La personalità umana di Beethoven fu contraddittoria, sottoposta agli sbalzi di un carattere problematico umorale. Egli alternò modi davvero cicisbeo ad altri davvero selvaggio. In buona sostanza verrebbe da dire che fu uomo come chiunque altro, con le sue incoerenze, le sue antipatie e le sue simpatie. Eppure, già alle esequie, l'orazione funebre scritta con sincera emozione da Franz Grillparzer ne aveva fatto quel tutt'uno di uomo e genio artistico, attitudine propria della visione romantica, destinata a creare troppo spesso equivoci e idealizzazioni fuori luogo. Un artista egli era, scrive Grillparzer, ma anche un uomo nel più alto senso della parola. Restò solo perché non trovò un suo pari. Nel 1815 Beethoven si trova in un momento difficile della sua carriera, con la sordità che lo tormentava sempre più, tanto che nel maggio dell'anno precedente un'esecuzione del trio Arciduca rappresentò il suo addio ai concerti suonati. Le composizioni da cortigiano, appena ricordate, fecero parte di una strategia di sopravvivenza che Beethoven scientemente mise in atto per andare avanti, e a poco serve cercare di decifrarne l'intima adesione. Certo, la visione del Beethoven illuminista barcolla, ma come ricorda Solomon, questa era sempre stata sui generis. Libertà e fraternità, ma non eguaglianza. È sul tema dell'eguaglianza che Beethoven si distacca dagli slogan della Rivoluzione francese e dai filosofi utopisti del Settecento. Egli considerava i servi persone inferiori e persino marmaglia bestiale. Consigliava a se stesso non mostrare mai esternamente alla gente il disprezzo che essa merita. Riteneva il cittadino comune indegno di essere da lui frequentato, preferendo la compagnia e la condizione sociale degli uomini più elevati. Per tutta la sua vita a Vienna tentò di accreditarsi come nobile, giocando sull'equivoco tra il von nobiliare e il van del suo cognome, e la sua sola visione di una possibile eguaglianza riguardava quella tra chi eccelleva, idealizzata in senso aristocratico. Ecco, questo è un aspetto di Beethoven che ovviamente, come dico, lo rende uomo. Quindi cosa lo rende peggiore? No, a mio modo di vedere lo rende migliore, cioè lo rende una persona migliore, intendo come compositore, cioè l'idea che anche persone con aspetti come tutti, insisto sul come tutti, meschini, di paure, di ansie, di ambizioni, sia in grado di scrivere opere straordinarie, e questo avvalora secondo me anche l'idea di molti autori, Beethoven per primo, che non volevano mai parlare delle proprie opere, ma in realtà volevano che le proprie opere avessero una vita a sé stante, cioè che il giudizio fosse sull'opera, non fosse sull'uomo e non fosse su un'interpretazione di ciò che vuol dire l'uomo in questa precisa opera.
Ricordo questo bellissimo episodio, questo bellissimo aneddoto di Mahler che in compagnia di Bruno Walter, dopo che aveva scritto la prima sinfonia, Bruno Walter lo va a trovare in questo bosco, dice che meraviglia questo bosco, la natura, e Walter gli dice ma non stia a guardare il bosco, guardi la partitura, cioè legga nella partitura quello che ho scritto. Quindi vedere cosa vuol dire una partitura, vuol dire cosa ci vuole dire questa partitura, che è opera poi di un uomo. E in questo senso Beethoven è stato un uomo straordinario, perché è quello che ha inserito l'aspetto umano nella musica. Noi non riusciamo a dire il divino Beethoven, come riusciamo invece a dire il divino Bach, il divino Mozart, perché Beethoven non ha... ci mette in contatto col divino, ci mette in contatto con l'assoluto, ci mette in contatto con la parte spirituale di noi, specie nelle ultime opere, anche su queste sono stati scritti fiumi di inchiostro, anche a volte rischiando la banalità o rischiando il cliché. Però sicuramente Beethoven è stato un uomo che non ha vissuto solo di quell'aspetto. Beethoven, come ricorda anche Brendel, ha degli aspetti di ironia, degli aspetti di grazia, il grazioso è un qualcosa che appartiene anche a Beethoven, e non è solo il compositore corrucciato della foto, della copertina del mio libro, che è l'opera forse più iconica di Beethoven, no? E in cui lo vediamo proprio come eroe romantico. Voglio concludere leggendo quello che scrivo su un'opera, così almeno do un cenno anche a come ho trattato la parte legata alle opere musicali. E voglio concludere proprio invece con la sinfonia più, in qualche misura, più iconica della produzione di Beethoven, o fra le più iconiche, che cioè proprio la sinfonia eroica, la terza sinfonia. Tanto si è scritto, tanti aneddoti sono circolati su questo monumento dell'arte che entrò a pieno diritto nel dibattito culturale, primo fra tutti i capolavori strumentali del compositore. La dedica iniziale, come noto, doveva essere a Napoleone, l'artefice di un processo rivoluzionario che, partito dalla Francia, sembrava potesse conquistare l'intero continente. La dedica finale fu tuttavia al principe von Lobkowitz, nel cui palazzo la sinfonia era già stata eseguita in forma privata. Mentre Beethoven era ancora alle prese con questa grandiosa composizione, il 18 maggio del 1804 Napoleone fu proclamato imperatore dal Senato e il 2 dicembre dello stesso anno il primo console di un governo rivoluzionario, rinnegando la sua stessa storia, si pose da sé la corona sul capo, mentre un rassegnato Pio VII benediceva in silenzio. Per Beethoven il gesto era inaccettabile. Stracciata la dedica a Napoleone, l'opera fu ribattezzata Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo. Alla prima del 7 aprile 1805 al Theater an der Wien, annunciata al pubblico semplicemente come una nuova grande sinfonia. Così, se questo è il titolo della sinfonia, resta da intendere che significato si voglia attribuirgli. Se più propriamente qualcosa che abbia a che fare con la classicità greca, si ricordi la passione di Beethoven per Euripide e Omero, o come suggerisce Wagner, se si voglia intendere l'uomo completo cui sono proprie tutte le sensazioni puramente umane, amore, dolore, energia, nella loro massima pienezza e potenza. Anche volendo prescindere dal fatto che ancora nell'agosto 1804 il compositore scriveva agli editori Pratikov und Hertel che il titolo della sinfonia doveva essere Bonaparte, è indubbio che la relazione tra Napoleone e Beethoven abbia indelebilmente marchiato questa composizione. Specie in pieno romanticismo, la raffigurazione dei due è unita dalla comune capacità, attraverso il concetto di genio individuale, caro a quell'epoca, di plasmare l'uno gli uomini come l'altro faceva con le note. Vi è però un altro personaggio fondamentale per la genesi di questa sinfonia, Prometeo, prescelto per la sua valenza etica più che politica. Il mitico figlio di Giappeto rappresenta l'eroe che più di ogni altro ha fatto progredire il genere umano e il cui lungimirante compito era, secondo Esiodo, già iscritto nell'etimologia del nome, cioè colui che sa prevedere. L'equivalenza tra Napoleone e Prometeo circolava in quegli anni di fervore bonapartista, in cui il condottiero francese era visto come colui il quale avrebbe portato l'umanità verso una nuova era.
Risale al 1773 il frammento Prometheus di Goethe e al 1797 la pubblicazione del poemetto di Vincenzo Monti, Il Prometeo, dove tale identificazione è sostenuta addirittura esplicitamente. Non è un caso dunque che il tema che compare alla fine del balletto Le creature di Prometeo, opera Coeva la terza, sia lo stesso dell'ultimo movimento di quest'ultima, e particolare ancora più interessante addirittura costituisca cronologicamente l'origine dell'elaborazione di tutta la composizione. L'eroica inizia con due secchi accordi di mi bemolle, due scudisciate che sembrano parodiare le introduzioni delle sinfonie precedenti. Qui non si trotta più, si galoppa a briglia sciolta in una sfrenata esibizione di tecnica compositiva, contrassegnata dalla effettiva mancanza di un tema principale, in senso puramente sonatistico, cui si sovrappongono materiali sonori secondari, enfatizzati da sincopi, accenti fuori luogo, che sono ormai già marchio di fabbrica della maturità beethoveniana. La marcia funebre rappresenta una vera trenodia per l'eroe classico, che proprio perché morto assurge a uno stato idealizzato. Se in ambito sinfonico rappresenta una novità assoluta, vi era stato già il precedente nella sonata in La bemolle maggiore per pianoforte opera 26, il cui terzo tempo è denominato appunto marcia funebre sulla morte di un eroe. Pare che un antecedente sia da trovare nell'Achille di Ferdinando Peer, opera che all'epoca ebbe molto successo, dove una marcia viene utilizzata durante il corteo dei guerrieri greci che portano davanti alla tenda di Achille il cadavere di Patroclo, ucciso in combattimento da Ettore. Lo scherzo, tornando alla terza, rende parossistica l'invenzione ritmica di Beethoven, che già si era manifestata con progressione fulminante negli omologhi delle due sinfonie precedenti. Il tema è tutto storto, come si dice in gergo, rendendo difficile la vita ad ascoltatori ed esecutori, fino al momento della ripresa in cui l'orchestra passa da un ormai scontato ritmo ternario a un binario da cui sprigiona un'energia, se possibile, ancora maggiore. Il tempo appena di riprendere fiato e l'allegro molto finale investe il pubblico con una scala discendente vertiginosa, a rappresentare la discesa di Prometeo dall'Olimpo. Segue una presentazione del tema di stampo haydniano, da subito elaborato con efficacia, così che per un momento sembra di essere tornati in pieno Settecento. Sono però la forza e la ritmicità delle variazioni seguenti, le quali si susseguono in modo travolgente, a farci capire che siamo ormai irreversibilmente nel mondo beethoveniano. A una serie di arpeggi quasi leziosi del flauto segue una danza all'ungherese di inusitata violenza, e così si procede, passando per una nuova trasformazione del breve tema fino all'episodio del poco andante, dove sembra di essere su un aliante, sospesi nell'aria, prima di tuffarsi a capofitto nel presto finale. Ecco, vi ho letto questa sinfonia, diciamo, la descrizione di questa sinfonia, e con l'idea magari di far sentire magari il finale o qualche movimento della sinfonia stessa. Invece ho pensato a una piccola sorpresa, cioè fare sentire, abbiamo citato la terza sinfonia, Le creature di Prometeo, il balletto da cui prende ispirazione questo tema del finale, ma c'è un'altra composizione che ha questo stesso tema e che infatti viene definita generalmente viene definita variazioni sull'eroica. In realtà non è corretto, perché l'eroica viene in un secondo momento e casomai erano variazioni sul tema del Prometeo. Ed è l'opera 35, scritta nel 1802, che sono 10 variazioni e fuga per 15 variazioni e fuga per pianoforte solo. È un'opera non molto conosciuta, ma che io avevo piacere di farvi ascoltare in chiusura, primo perché c'è questo collegamento così stretto con la sinfonia eroica, secondo perché credo che alla fine, nonostante la fama di Beethoven sia legata anche ovviamente alle sue sinfonie, alle più famose, la nona, pensare quanto è conosciuta in tutto il mondo, in tutte le salse, anche verrebbe da dire, in realtà Beethoven credo sia stato intimamente un pianista fino alla fine, e quindi far ascoltare, anche quando non poteva più suonarlo in pubblico per la sua sordità, e quindi far ascoltare un'opera pianistica mi sembrava che in un certo senso racchiudesse ancora meglio la vera intima essenza di Beethoven e anche tutti quegli aspetti appunto
che cita Brendel. In queste variazioni possiamo sentire la sua ironia, la sua forza ritmica, la sua capacità di affetti più inclini alla dolcezza, alla nostalgia, alla malinconia, la sua capacità tecnica di usare tutte le tecniche disponibili, il fugato, il contrappunto, le forme più legate a una visione di fantasia, e questa idea delle variazioni che, conoscendo la sua grandissima capacità improvvisativa, possiamo immaginare che in molti casi nascessero appunto da vera e propria improvvisazione. Vi lascio quindi a questo ascolto di questa esecuzione pubblica di Pierre-Laurent Aimard, che è un pianista secondo me di grandissimo valore e che ha inciso anche una bellissima integrale dei cinque concerti diretti da Arnon Cour. E vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio il professor Mioli per l'invito, e faccio un buon compleanno all'amico Ludwig. Grazie a tutti.
Thank you.